Buon qui è Pietro Massai e bentornati, sì, ad un altro mio video. Sono molto molto contento di vedervi tutti sdraiati lì dove siete, davanti al computer, davanti al telefono. Oggi vi faccio risparmiare tempo quando dovete andare con il vostro disto a misurare un appartamento, un vano, e ho smesso di farlo con lui. E idotipo e prendo misure sopra, poi è sbagliato, poi non me la ricordo, poi l'ho scritta male. Lo faccio con il Disto X4 della Leica e il mio cellulare. Occhio perché c'è una promozione in questo video. Intanto andiamo a vedere come si usa il Disto X4. Piccolo arnese Disto X4 della Leica. Se io avessi avuto questo oggetto, diciamo in tutti i rilievi che mi sono trovato a fare, ora vi faccio vedere quanto sarei andato veloce. È un disto, apparentemente è un disto del tutto normale, soltanto che cos'ha? Ha una videocamera. Sembra un oggettino da nulla, soltanto implementato con questa roba qua, ma c'è una funzione Bluetooth che mi semplifica il lavoro. Oh, quindi, vediamo come iniziare. Si accende la prima cosa. Per utilizzare al meglio le funzioni, dobbiamo scaricare un'applicazione sul cellulare. Ecco qua l'applicazione. Disto Plan. E vediamo che ci sono varie cose che possiamo fare. Io ho comprato la versione completa che costa 29 euro. Va bene? Perché volevo sperimentare se fosse davvero effettivamente come mi avevano detto e è meglio di come mi avevano detto. Con questo posso andare a prendere il vano della stanza, esportarlo in DXF e caricarlo su Altplan. Cioè, già questo è imbarazzante perché lo crea da solo. Questa applicazione c'è per iOS, per Android, per tutto e funziona sempre alla stessa maniera. La prima operazione da fare è collegare il nostro disto tramite Bluetooth, quindi lo accendiamo, lui accende il suo Bluetooth e io vado a prendere i miei dispositivi. Come vedete l'ho già connesso, se non l'avessi ancora connesso vado sulle impostazioni del telefono e li associo. Una volta associato mi apparirà sempre sulla schermata, premo connetti, il telefono dirà disto connesso, adesso mi si attivano tutte le possibilità di lavoro. Adesso vediamo Smart Room, che è la cosa che mi avrebbe fatto risparmiare tanto di quel tempo. Vediamo che il disto deve essere appoggiato alla parete con la parte con i tasti sostanzialmente verso di me e non verso l'alto o verso il basso. Queste sono piccole cose che bisogna sempre tenere a mente. Da ricordarsi, per ogni stanza non immettere più di 20 misure, quindi se avremo una stanza complessa la dovremo spacchettare in varie stanze, in vari vani. Agiamo sempre in senso orario o antiorario e poi batteremo l'altezza della stanza in un momento. Quando premo avanti, dice misura in corso e vediamo che cosa succede. Andiamo a battere la prima misura, quindi ci posizioniamo a questo punto in questa maniera per prendere fino alla parete opposta. Ecco il primo punto. Si può vedere anche sullo schermo dove vado a puntare. Visto che qua ho questo mobile che mi dà fastidio, io potrò anche prenderlo da un punto che non è proprio lo spigolo lassù, la prenderò da qua alla parete di fronte. Faccio la stessa cosa qua perché non riesco ad arrivare all'angolo e quindi mi posiziono sul mobile. L'importante è che il laser sia sulla parete opposta. Qui vado a vedere e premo prendi la misura. Ora io dovrei aver fatto tutta la stanza. Torniamo sul cellulare e andiamo a vedere, finito, eccola lì, questa qua
è la mia stanza con le misure prese con l'X4. Una volta prese tutte le misure, posso andare a prendere quella dell'altezza, perché se premo 3D mi dirà: vuoi definire l'altezza della stanza prima di passare a modalità 3D? Yes. Mi chiede disto oppure inserisci valore, io vado di disto. Lo riprendo in mano, mi posiziono per terra, ecco là il mio sacro pallino dell'altezza e premo. 4 metri e 31. Sul mio telefono si sono palesati da soli tramite Bluetooth 4 metri e 31 e faccio aggiungi. Ed ecco qua il mio modello, diciamo il mio vano con lo spazio finestra. Vado su Sketch on Photo. In pratica questo mi permette quello che facciamo di solito col tablet quando siamo in cantiere o sul luogo da rilevare, però mi permette di farlo molto più velocemente. Fotocamera. Ecco che sulla mia parete vado a fare la mia foto. Posso andare con il comando linea a tracciare ad esempio i due punti che mi interessano. Riclicco il comando linea. Adesso mi verrà un simbolino per dire quanti metri sono, cosa mi stai dicendo? E prendiamo il mio disto X4. Vado a prendere esattamente quella misura, 90 cm, con il telefono e il disto. Basta che lo invii al telefono. Ed ecco che è apparsa qua giù la misura, che basta trascinare e adesso avrò la mia fotografia misurata. È giusto! La invio ed ecco 1,62 m. Trascino. Tac. Tutta sta solfa posso esportarla in JPEG, PDF, ad esempio PDF, ed ecco qua che cosa ne verrà fuori. Ho il nome della misura e la misura in metri sulla fotografia. Ora, io non è per dire che ho sempre fatto le cose male, ma le avrei fatto sicuramente più velocemente in questo modo qui. Andiamo adesso a vedere su Allplan come ricostruire questi due ambienti, come metterli uno sopra l'altro, perché sono due vani differenti, però ho preso tutte le misure delle scale e ad esempio di questa finestra. Andiamo! No, allora, sto caldo è illegale. Sono stato in macchina, guarda come sono messo. Bello come il sole! Adesso quindi dovrei aver tutto nel mio telefono. Dovrei. Se vado nel gestore di file, ecco che c'è una cartella Leica GeoSystem. Se ci vado dentro e faccio export, ecco le mie fotografie. Mamma mia, spavento, spavento vero. Se torno poi invece sulla mia applicazione, vado su Organizer, io ho tutte le cose che per ora ho scansionato, diciamo, che ho misurato più che scansionato. Vado sulla planimetria e posso fare export. Vediamo che i formati di esportazione sono JPEG, ok, abbiamo un DXF 3D e un DVG 3D. Vado a esportare in entrambi i formati la prima stanza. Con un semplice clic li esporta e li va a mettere nella cartella Leica GeoSystem. Questi due file posso andarli a caricare premendo il tasto invia in Drive. Eccoli qua. La cosa molto bella qui è che con un semplice drag and drop posso andare a portare questo DXF 3D all'interno di Allplan. Vado a riprendermi la cartella e trascino il DVG. Sembra che non ci sia niente, vado a fare un seleziona tutto ed ecco qua invece la mia pianta. E andiamo a misurare, la mia pianta sarà perfettamente quotata correttamente. Andiamo a dare un occhio ai layer, si è creato un Leica Measured Line che andando nella mia palette dei layer posso andare a cambiare di colore e ad esempio assegnare un nuovo colore al mio layer. Premo applica, ok, ed ecco qui il mio oggetto. Tuttavia noi sappiamo che non è un oggetto bidimensionale, quindi se lo guarderò nella terza dimensione, ecco, avrò anche l'altezza presa con un solo tocco di misura. Quindi avrò tutto il mio oggetto con l'area delle aperture e tramite l'utilizzo delle fotografie potrò anche andare a vedere l'altezza. A
accendendo tutti e due i quadri che ho importato, che sono le due stanze, vediamo che si vanno a sovrapporre chiaramente, non hanno una posizione reciproca l'uno con l'altra. Ne blocco uno e vado a identificare le aperture. Io so che questa apertura posizionata qua sarà questa apertura qua e quindi mi basterà soltanto riposizionare. Ecco, ho riposizionato l'apertura della stanza numero 1 sull'apertura della stanza numero 2 e so che la parete misura 30 cm. Questa sarà la mia parete nel mezzo. Ma visto che queste sono linee tridimensionali, posso anche spostarle nell'altezza, sì, ma di quanto vado a riprendere la mia fotografia misurata. Eccola qua, e quindi so che l'altezza tra il livello base di questa stanza e il livello base di quest'altra stanza avrà un delta di 1,12. Ecco che si inizia a vedere il rapporto anche nella tridimensionalità tra le due stanze, dove qua ci sarà la scala che va a scendere. Una volta posizionati posso andare a creare le mie pareti. Posso andare a dire che ad esempio la parete che dividerà i due vani avrà uno spessore di 30 cm e avrà un'altezza da componente da sopra questa linea qua, che è la linea di colmo, e da sotto questa linea qua giù, che è la linea di base del vano più basso. Ed ecco i due volumi con tutti i posizionamenti delle aperture che poi tramite le fotografie posso andare a riposizionare esattamente nella terza dimensione. Ora, questo sembra un processo difficile, impossibile, però pensate in realtà quanto mi può aiutare a velocizzare tutto il mio lavoro seguente. In realtà mi velocizza anche il lavoro lì per lì, perché abbiamo visto quanto è facile prendere le dimensioni di una stanza. Allora, abbiamo capito che questo è un oggettino straordinario, il Disto X4 della Leica. Visto che siamo arrivati quasi a 800 iscritti e io sono molto felice di tutti i commenti che lasciate, di delle vostre condivisioni, io sono veramente molto contento e vi ringrazio. Per ringraziarvi effettivamente vi regalo un codice sconto su questo oggetto. Trovate qua sotto il codice sconto nella descrizione del video e il link dove andarlo a inserire. Basta con le perdite di tempo, e mi raccomando, basta con le perdite di tempo. Se vi è piaciuto il video, seguite il canale, mettete like e condividete. Da Pietro Massai con il mio Disto X4 per oggi è tutto, alla prossima, ciao!